Vabbè, signori, mi aspettavo che prima o poi la società mi avrebbe deluso. Da quando tifo la Roma non ci sono mai state così grandissime delusioni. Ma stavolta non capo il fondo. Hanno veramente mandato via José Mourinho. Cioè, fate conto che la Roma che c'è adesso non esiste più. Non niente più con José fino alla fine. Niente più. Niente. Cioè, l'hanno esonerato, ma io voglio sapere perché. Perché io. Ne ho già parlato molte volte di Mourinho, che non è colpa sua, però lo stanno accusando. Ne ho già parlato molte volte. E poi, cioè, che non è colpa sua. Scusate, ho perso un attimo il discorso che mi stavano parlando, però. Vabbè. Quindi, perché lo avete mandato via? Perché? Per colpa dei giocatori? Cioè, perché sono troppo scarsi e lui non li sa allenare? Perché deve essere per forza questo? Perché i giocatori sono scarsi, quindi mandiamo via lui. Certo. Non i giocatori mercenari che non sanno fare niente. Oppure chi se ne deve andare siete proprio voi, società di merda. Che li comprate ma fanno schifo perché li fate fregare. E non lo so veramente. No, beh, penso sia più colpa dei giocatori che della società, però anche loro ci mettono del loro. Cioè, non è normale. Ci posso credere, ragazzi, ci posso credere. Adesso dicono che Piamo De Rossi, ma non esiste, ragazzi. Cioè, ho capito che è romano e tifa Roma, però sta facendo carriera alla Spal, non al Barcellona, alla Spal. Quindi non sono molto convinto. Cioè, De Rossi è un grandissimo uomo, lo stimo, ma non so come allenatore se è bravo. Io avevo detto Conte, Ancelotti ha detto voleva tornare ad allenare la Roma. Io questi voglio. Al posto di Mourinho questi voglio, eh. Perché meglio di Mourinho, per me ci stanno sti due. Cioè, in realtà Conte non lo so. Però sicuramente Ancelotti è migliore. Mourinho, direi questo di sì. Mourinho non. Cioè, da quando è arrivata alla Roma, lo slamatissimo. Cioè, non ho mai visto la Roma giocare così. Cioè, una Roma così. Neanche mio padre l'ha detto. Anche mio padre l'ha detto. E, però, diciamo, ovviamente non è che dico che sia più forte del mondo, ovviamente, ad allenare. Ma solo, cioè, Ancelotti ci sta avanti, Guardiola. Che altro ci sta? Cioè, io non lo so, ma ha vinto talmente tanto. Cioè, questi l'hanno mandato via, non ci posso credere. Cioè, fatemi sapere cosa ne pensate, ma io veramente sono allibito, allibito.